Buongiorno, signor Presidente del Consiglio, signora Ministra, signor Capo della Polizia, autorità e gentili ospiti. Grazie per essere oggi qui alla 21ª tappa della nostra antimafia itinerante. Siamo partiti il 29 ottobre dello scorso anno dal Quirinale, dove alla presenza del Presidente della Repubblica abbiamo celebrato il nostro trentennale, il trentennale della istituzione di un organismo interforze inserito all'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, voluto da uomini come Giovanni Falcone in particolare, per contrastare con maggiore efficacia la criminalità organizzata, tutte le criminalità organizzate presenti nel nostro Paese. E siamo l'unico Paese al mondo ad avere una struttura dedicata esclusivamente al contrasto alla criminalità organizzata. Dopo il Quirinale siamo scesi in Sicilia, nell'aula bunker del Mucciardone, un luogo storico dove si svolse il primo maxi processo a Cosa Nostra, il grande processo a Cosa Nostra. Di lì abbiamo attraversato tutta la Sicilia, poi la Calabria, la Puglia, la Campania, e man mano abbiamo risalito tutta la penisola, facendo 21 tappe, 21 momenti di incontro con i nostri referenti, con le autorità del posto, ma soprattutto con le giovani generazioni. Abbiamo incontrato con questo nostro peregrinare circa 200.000 ragazzi, molti di questi direttamente in questi luoghi, in queste 21 città, molti altri anche attraverso le nostre dirette streaming. Anche oggi siamo in diretta streaming con tantissimi studenti, con tantissimi ragazzi. Abbiamo fatto tutto questo perché riteniamo importante parlare alle giovani generazioni, quelle generazioni che non hanno vissuto la stagione delle stragi, dove non hanno visto il sangue e il dolore se non nelle pagine dei libri di storia oppure in reportage televisivi. I giovani che non sono consapevoli del pericolo che le mafie ancora oggi rappresentano per il nostro Paese. Abbiamo spiegato loro che le mafie non uccidono soltanto le persone, ma uccidono il loro futuro. Dove c'è mafia non c'è sviluppo, dove c'è mafia non c'è progresso, e i nostri giovani non potranno domani essere liberi di poter intraprendere un'attività imprenditoriale, un'attività commerciale, un'attività finanziaria, liberi da quelle che sono invece le pressioni della criminalità organizzata. Solo convincendo le giovani generazioni possiamo fare un salto enorme al nostro Paese e liberarci definitivamente della pressione della criminalità organizzata. Abbiamo fatto questo per parlare ai giovani, e parlando ai giovani abbiamo voluto oggi avere qui con noi una donna che ha vissuto sulla propria pelle il dolore della violenza mafiosa e che da 30 anni porta il suo messaggio, porta la sua testimonianza con grandissima partecipazione ai giovani di tutta Italia, girando ininterrottamente per il nostro Paese. E lei e la sua fondazione, la Fondazione Falcone, è stata protagonista 2 giorni fa a Palermo del trentennale della strage di Capaci, e oggi io vorrei consegnare a lei il testimone dell'antimafia itinerante, perché noi concludiamo domani a Torino il nostro circuito, il nostro passaggio di 22 città, ma lei comincia la sua antimafia itinerante per portare il ricordo di come è stata la strage di Capaci, la professoressa Falcone. Grazie per questo testimone che porterò io quest'anno in giro nelle scuole dove andrò, dal 23 maggio al 27 maggio dell'anno 21, quando sarà il trentennale della strage di via dei Giorgioli, le stragi del 93. Venendo a Palermo, pochi giorni fa il Presidente ha detto una cosa per me bellissima e nella quale mi ritrovo perfettamente. Prendere il testimone di Giovanni Falcone significa accettare le sfide della realtà di oggi,
con la sua stessa lucidità e soprattutto cercando di raggiungere la giustizia e quelli che sono i valori fondamentali della nostra democrazia. In questi giorni, anzi direi in questi mesi, i giornalisti mi hanno assillato soprattutto con due domande. La prima, che devo dire non sopporto: dov'era? Cosa ha provato quando è morto suo fratello? Io spesso dico: non voglio rispondere, quello è un problema mio. E non si può definire con poche parole quello che si prova in determinate situazioni. L'altra domanda invece, quest'anno è il trentennale, bisogna fare un bilancio. Lei, e quindi con ogni giornalista abbiamo cercato di fare un bilancio. Un bilancio collettivo e un bilancio individuale. Il moderatore mi ha dato solo 5 minuti e li rispetterò, non si preoccupi. Il bilancio collettivo finisce sempre con quella frase che dice: tanto abbiamo fatto, tanto significa avere messo in carcere la maggior parte dei latitanti di Cosa Nostra. Il tanto è stata la repressione attuata dalle forze di polizia che hanno continuato il loro lavoro sotto la spinta della società civile. Il tanto significa anche essere andato un po' tutti, non soltanto io, ma tutti i magistrati, uomini delle istituzioni, nelle scuole, a parlare di cultura dell'antimafia. Perché? Giovanni diceva sempre che la mafia, per batterla definitivamente, la si deve battere nel campo culturale, perché la mafia è essa stessa un fatto culturale, quindi è proprio lì che bisogna combatterla. E questo l'abbiamo fatto. L'altro che invece ancora non abbiamo fatto, e che era la terza componente del metodo di Giovanni, era quello di creare uno sviluppo adeguato nel meridione. L'altro giorno l'ho visto in televisione, Presidente, al sud, nel convegno organizzato dalla Ministra Carfagna, e ci ha dato delle speranze. Io credo e spero che questi soldi, questo flusso di denaro che arriverà con il piano europeo di aiuti all'Italia, serva veramente a riscrivere la storia del nostro sud. Che non si disperda in rivoli o rivoletti, che non finisca nelle mani dei mafiosi, ma che sia veramente il potenziale necessario per creare lo sviluppo in Sicilia, per far sì che i nostri giovani migliori vengano a Milano, a Torino a studiare e restano qui, e sono i ragazzi migliori, e quelli che restano scendono spesso a compromessi. Questo io penso possa essere quello che ancora c'è da fare. Per quello che riguarda il bilancio mio personale, non voglio farvi piangere, però devo dirvi che nei momenti di disperazione che dei primi giorni, in cui piangevo Giovanni non soltanto come fratello, ma come cittadina italiana, una cittadina italiana che l'aveva visto travagliato combattere a Palermo, che aveva apprezzato, che aveva vissuto le sue battaglie e le sue vittorie, e che in quel momento si diceva, come il nostro Caponnetto che tutti ricorderemo: è finito tutto. Mi sono detto questo, ma poi mi è venuta in mente proprio quella frase di Giovanni che vi raccontavo poc'anzi, che cioè: per combattere la mafia bisogna agire nel campo culturale. E così ho cominciato ad accettare. Non mi sono mai proposta di andare a una scuola, ma sono le scuole di tutta Italia che mi hanno chiamato in questi anni. Posso dire di conoscere anche i paesini più sperduti della nostra Italia.
E così abbiamo portato con la Fondazione questo progetto di educazione ai giovani, che proprio l'altro giorno è stato un trionfo a Palermo, che ha visto accanto al Presidente anche il Presidente, ad esempio, della Giunta di Bolzano, al di là dall'altra parte dell'Italia. Questi momenti di congiunzione, questo far capire che l'Italia è tutta unita nel combattere la mafia, ecco, questo mi ha dato una grande speranza. Ma la mia più grande speranza è quella che ho potuto constatare personalmente proprio la vigilia il 22 maggio, con la quale penso di poter chiudere in attivo il mio bilancio. Il papà di un ragazzino napoletano, un imprenditore che mi ha scritto nel nostro sito, mi diceva: io ho avuto problemi con la criminalità e ho educato sempre i miei figli nel mito di Giovanni Falcone. E le voglio dire una cosa: pochi giorni fa il mio bambino ha fatto la comunione e io, quando gli ho chiesto che cosa vuoi come regalo, mi ha detto: voglio andare a Palermo il 23 maggio. Beh, per me questo è stato il più bel regalo che mi abbia potuto mandare Giovanni dall'alto. Grazie a tutti, sono stata la stessa. Grazie. Grazie a Maria Falcone per questa testimonianza nella testimonianza. Vorrei sottolineare subito quanto è importante e quanto è prezioso il lavoro di testimonianza che si possa fare nelle scuole e di cui Maria Falcone ci ha raccontato il suo impegno, quanto può essere determinante per la prevenzione, per la cultura, per tutto quello che Giovanni Falcone ha rappresentato e rappresenta tuttora per noi. Buongiorno a tutti, sono Marco Ludovico del Sole 24 Ore, ringrazio il direttore Vallone per questa moderazione. Quanto è attuale il tema di questa giornata conclusiva? Il titolo è: il ruolo della finanza nella lotta alla mafia. Io, se mi consente il direttore, lo vorrei allargare, dire il ruolo dell'economia, il ruolo dell'impresa, il ruolo di tutto quello su cui noi siamo coinvolti e che può essere però insidiato dalla mafia. E vediamo oggi nel nostro incontro quanto quel messaggio resta tuttora prezioso, ma va attualizzato, va rilanciato, anche se necessario, con nuovi strumenti. Chiamo per gli indirizzi di saluto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Grazie. Grazie alla Direzione Investigativa Antimafia per aver scelto Milano come sede di questo importante convegno. È un onore per noi accogliere un dibattito di così alto livello e ospitare qui le autorità presenti, al fine di discutere uno dei temi chiavi della nostra democrazia, e credo di non esagerare. Il contrasto alla criminalità organizzata è una missione di ogni istituzione della Repubblica, al fine di garantire le libertà civili ed economiche a cittadini e imprese. E questo compito diventa ancora più centrale in una stagione di grandi opere pubbliche, come quella che si è aperta grazie ai fondi stanziati dal Next Generation EU. La legalità è il faro attorno al quale andrà realizzata la messa a terra del piano di ripresa e resilienza del nostro Paese. E nell'esecuzione del PNRR, così come per ogni altra attività economica e amministrativa, l'unica via da seguire per generare sviluppo rimane la legalità. Come Milano ha imparato nel corso della sua storia, sulla sua pelle, dopo i danni di Tangentopoli e l'attentato di Via Palestro, la nostra città è diventata un motore di innovazione nel contrasto alla corruzione e alla lotta alle mafie. Dai patti di integrità alla istituzione del Comitato Antimafia e per la legalità, così come
per la battaglia sul titolare effettivo delle aziende. La nostra città è un presidio di legalità, costantemente preso ad esempio da tanti enti locali. La settimana scorsa abbiamo firmato un protocollo con Prefettura, la Procura, la Camera di Commercio per incrociare le banche dati, e c'è veramente da sperare che in un'epoca di tecnologia devastante non ci sia solo spazio per i social, ma ci sia spazio per intervenire grazie alle fonti tecnologiche nella gestione di quelle che sono le problematiche della nostra comunità. Negli scorsi decenni la collaborazione con il settore privato ha reso molto più deciso rispetto delle regole, rivolte ad assicurare le libertà economiche e concorrenziali ad aziende, imprenditori e professionisti. Grazie a questo percorso comune, Milano è cresciuta sempre più della media nazionale, anche perché gli investitori, e questo è un punto veramente qualificante, siano essi stranieri o italiani, sono più sicuri di poter trovare un sistema produttivo dove vince la qualità dei progetti, la forza delle idee e non la violenza mafiosa. Dagli anni 90 in poi la tutela della legalità ha assicurato quindi maggior attrattività e internazionalità, che a nostro giudizio sono i punti fondamentali per il presente e futuro di Milano. La criminalità organizzata è un cancro per la finanza e per l'economia, perché altera la ponderazione del rischio e danneggia chi eroga credito così come chi riceve fondi. L'intolleranza verso ogni forma di infiltrazione mafiosa ha quindi sempre caratterizzato il mondo finanziario milanese, così come tutte le rappresentanze imprenditoriali, che hanno costantemente sostenuto, io di questo ringrazio il Comune e le altre autorità, ci hanno sostenuto nella lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio e all'evasione fiscale. Ora, questo modello di collaborazione tra pubblico e privato in favore della legalità sappiamo che ha assunto ancora più rilevanza dopo la pandemia. Le tensioni sociali accresciute della crisi, a cui dobbiamo porre una grandissima attenzione, così come la nuova stagione di opere legate al PNRR e alle Olimpiadi del 26, vanno affrontate col massimo impegno possibile, per il rispetto delle regole, al fine di tutelare i più deboli, difendere i diritti, proteggere la sicurezza e garantire libertà economiche e concorrenzialità. La mafia è nemica di sviluppo, libertà e democrazia, e i suoi tentacoli sono una minaccia da estirpare nel mondo produttivo. Una missione nazionale che a Milano, nella nostra amata città, capitale economica e finanziaria del Paese, sede della Borsa Italiana, ecco, qui siamo più che mai determinati a proseguire su questa via per trainare ancora una volta il progresso nazionale. Grazie ancora al DIA e buon lavoro a tutti voi. Grazie al Sindaco Sala. Se la testimonianza di Giovanni Falconi è testimonianza di tutti, essere anche, come lui ha dimostrato, la testimonianza di un amministratore locale, perché la lotta alla mafia non lo fanno soltanto la magistratura e le forze di polizia, ma anche i responsabili delle amministrazioni locali, a cominciare dalla città di Milano che ci ospita. Chiamo sul palco il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Grazie. Signor Presidente del Consiglio, signor Ministro, autorità tutte, il trentennale dell'istituzione della DIA, un organismo che lavora esprimendo uno dei migliori esempi di collaborazione interforze di polizia. Ed è stato da poco il trentennale della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti di scorta. L'incontro odierno offre la possibilità di proporre una coraggiosa sfida per un futuro migliore. Si sa, la strada verso il successo richiede una gran fatica per raggiungere il risultato, ma gli esempi che abbiamo davanti ci fanno capire che ne vale la pena. Vorrei che si scendesse in strada per celebrare Giovanni Falcone ogni 23 maggio. Pensare in positivo è il modo per ricordare che grazie a queste persone oggi i bambini di Palermo e di qualunque altra città possono avere una vita migliore. Hanno la possibilità di scegliere perché qualcuno, quando loro ancora non erano nati, ha sfidato e in parte vinto uno dei peggiori mali della società.
Questo dimostrerebbe quanto è rivoluzionario e alternativo rispettare le regole, cioè quello che la mafia non vuole. Leggere e sapere quanto è stato fatto per combattere la mafia aiuta ad accettare che non sia un capitolo chiuso, ma che ci sia modo di indebolirla, tacitarla e fermarla. La storia dell'antimafia fa parte di ognuno di noi, come da noi dipende continuare questa strada, rendendoci ognuno guida della lotta contro il crimine organizzato. Può apparire facile al mondo economico cadere nelle trappole o cedere al canto delle sirene della criminalità organizzata. Omertà sociale, mutismo istituzionale non fanno altro che alimentare il mercato delle mafie. Ma fermare questa avanzata si può. Informare l'imprenditore lombardo della presenza della criminalità organizzata e convincerlo che scendere a patti con essa è solo un cattivo affare, aiutandolo, guidandolo verso l'unica scelta possibile e invece un passo verso la sicurezza sociale. L'associazionismo è il medium perché da soli si perde, insieme si vince. Ecco allora che le associazioni di categoria e la comunità possono, se culturalmente preparata alla verità e all'onestà, offrire quello spazio di aiuto che permette di non lasciare alcune persone da sole. Sappiamo inoltre che il rischio di infiltrazione diventa elevato quando il contesto è complesso, come oggi, gravato dalla crisi e dal difficile tentativo di ripartenza dopo un lungo periodo pandemico. Il nostro Paese tuttavia non è impreparato davanti a questi fenomeni, a differenza di altre realtà continentali che pure in questo momento corrono rischi molto simili. Tuttavia quei paesi non dispongono di risorse normative, istituzionali e culturali paragonabili a quelle italiane nel contrasto alle associazioni mafiose. Anzi, mi piace ricordare che un paese come l'Olanda ha recentemente scritto nel suo accordo di governo che dovranno seguire l'esempio e le buone pratiche dell'Italia nella lotta al crimine organizzato. Siamo stati in grado negli anni di costruire un argine, investendo nelle migliori risorse istituzionali, culturali e professionali, e dobbiamo andare avanti a farlo. Come istituzioni possiamo offrire il terreno su cui impostare alcune azioni. Abbiamo sbagliato in passato a proporre una politica del confino, convinti che sradicare geograficamente le mafie significasse farle morire, e non abbiamo pensato a preparare i territori d'arrivo, che non sono riusciti ad evitare il loro nuovo radicamento. E sbagliamo oggi con la politica dei bonus a pioggia, delle mance di Stato che drogano l'economia, oltre a favorire comportamenti poco virtuosi che disincentivano il lavoro regolare e in certi casi addirittura il lavoro tout court. Occorre uno sguardo proiettato al futuro e un intervento istituzionale coerente e cosciente, sviluppare sinergie con diversi attori, ricercare nuove risorse per gestire i beni confiscati, rafforzare adeguate competenze tecniche ed amministrative del personale e soprattutto semplificare la burocrazia, una modalità per agevolare le aziende oneste a partecipare a tutte le iniziative, i bandi, gli appalti della pubblica amministrazione. È evidente infatti che aumentare i cavilli, moltiplicare le complicazioni, non è altro che un deterrente a rispettare le regole. La semplificazione snellisce i procedimenti amministrativi, riduce o elimina la complicatezza dei processi e dunque scoraggia i comportamenti illeciti. In questi anni molto si è fatto per favorire la sostenibilità ambientale delle aziende. Molto si potrebbe fare per valorizzare chi lavora e forma i propri dipendenti all'educazione civica e morale, chi garantisce la trasparenza della filiera e che con tale tendenza si avvicina anche alle procedure pubbliche. Una chiave di accesso agli appalti, un punteggio riconosciuto che realizza una vera responsabilità sociale d'impresa. La conoscenza, la formazione, la trasparenza, l'integrità non possono che favorire un paese come il nostro. La Lombardia in particolare, che è capace di attrarre investitori e che ad essi deve garantire la miglior reputazione.
Cito, il pericolo di ingerenza criminale anche da parte delle mafie è un fattore disincentivante sul piano economico per gli effetti depressivi sulla competitività e la libera concorrenza. È una frase detta e pronunciata da lei, signor Presidente del Consiglio. Ben vengano infine iniziative come quelle della DIA, un percorso territoriale che diffonde impegno, buona fede e rigetto dell'illegalità, fondamentali per far capire al territorio che non tolleriamo il dilagare dell'infiltrazione criminale. Siamo qui insieme a voi perché abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Grazie. Grazie al Presidente Fontana, vorrei soltanto ricordare il valore della responsabilità sociale d'impresa che lui ha richiamato, che fa parte della cultura lombarda sicuramente, è una responsabilità civica, ha un'attualità straordinaria, lui faceva riferimento a quanto può fare l'associazionismo come altro soggetto di prevenzione, difesa e lotta contro l'insidia della criminalità organizzata che adesso sarà raccontata dai nostri protagonisti di questa tavola rotonda dal vivo, in diretta, con quello che è la loro testimonianza quotidiana. E do quindi la parola al signor capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini. Grazie. Buongiorno a tutti. Rivolgo un saluto al signor Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Interno, all'amministratore delegato della Borsa Italiana, al sindaco, al prefetto di Milano, a tutte le autorità presenti. Particolare saluto alla professoressa Falcone, un ringraziamento al presidente Fontana per l'ospitalità e un ringraziamento al direttore Vallone per l'incessante opera di contrasto al crimine organizzato della Direzione Investigativa Antimafia. In questi giorni, celebrando il trentennale del tragico attentato di Capaci, abbiamo ricordato la lungimiranza dell'azione investigativa di Giovanni Falcone, che permise di aprire uno squarcio senza precedenti sulla conoscenza del fenomeno mafioso. Un fenomeno che all'epoca appariva violento, in grado di mettere in atto metodi stragisti, ma che nascondeva anche un'enorme capacità di fare affari e ramificare i propri interessi nella vita pubblica del nostro Paese. In questi decenni che ci separano da quei fatti di sangue, il rapporto tra violenza e business, quale asse portante del metodo mafioso, si è via via rovesciato a favore del secondo. Oggi, infatti, la mafia, cambiando la sua veste tradizionale, è sempre più proiettata su logiche di affarismo criminale, moltiplicando i tentativi di infiltrazione nell'economia legale. Le mafie hanno riconvertito la loro organizzazione, strutturandosi in vere e proprie multinazionali con sedi in ogni parte del mondo. Il traffico degli stupefacenti le ha arricchite in maniera inimmaginabile e hanno sfruttato la globalizzazione della finanza per diventare un fenomeno criminale transnazionale. Le organizzazioni criminali hanno letto i cambiamenti dei tempi, sfruttandone quindi le convenienze. L'interconnessione delle nostre società, lo sviluppo delle tecnologie digitali e l'espansione della dimensione finanziaria delle nostre economie sono state, e lo sono ancora oggi, nuove opportunità di crescita del crimine. Da anni, infatti, l'attività della Direzione Investigativa Antimafia registra il trend delle movimentazioni finanziarie mafiose con una costante crescita. Così come le transazioni online, che possono con facilità nascondersi nei meandri del web e sono diventate terreno fertile per l'interesse delle mafie a ripulire i proventi delle attività illecite. La pandemia, poi, ha aggiunto ulteriori difficoltà all'esercizio della libertà di fare impresa. I contraccolpi sull'economia hanno esposto infatti le nostre imprese al rischio di essere aggredite dalle mafie, non solo attraverso metodi coercitivi, ma in maniera più subdola, attraverso l'acquisizione della loro proprietà o il finanziamento con tassi usurari. Ci troviamo di fronte a sfide davvero complesse che ci impongono di evitare ritardi o tentennamenti. Dobbiamo reagire
come abbiamo fatto in questi tre decenni, affrontando con forza, determinazione e resilienza i tentativi di aggressione della criminalità organizzata al sistema delle nostre libertà. E tutto ciò seguendo il solco tracciato dalla straordinaria visione di Giovanni Falcone e dal modello dei tanti colleghi che hanno pagato con la propria vita il prezzo della lotta alla mafia. Dalla nostra parte c'è la consapevolezza di avere un sistema di contrasto che è stato e continua ad essere un punto di riferimento per molti sistemi di law enforcement di stati stranieri. La nostra azione è retta da una solida e collaudata architettura, la cui chiave di volta è il coordinamento delle forze di polizia, quale presidio insostituibile, centrale e servente della circolarità informativa nella lotta al crimine organizzato. E la DIA, struttura interforze, agile e determinata, è un molto efficace strumento di contrasto. Peraltro, la lunga esperienza che abbiamo maturato nel campo delle investigazioni preventive, volte all'aggressione dei patrimoni illeciti accumulati dalle mafie, ci ha insegnato quanto sia fondamentale la leale condivisione delle informazioni per scongiurare i rischi di infiltrazione nel sistema finanziario e dell'economia legale del Paese. Occorre continuare, e mi avvio a concludere, sulla strada della condivisione informativa, della cooperazione operativa, della sinergia tra istituzioni, della collaborazione, perché solo stringendo tutte le energie migliori in un'unica incisiva azione potremo tenere il passo con le nuove sfide che la criminalità organizzata ci pone davanti. Lo dobbiamo, ricordando tutti i giorni l'esempio di tutti i caduti per mano delle mafie, lo dobbiamo ai nostri cittadini e al sistema di libertà che è il cardine della vita democratica del Paese. Grazie. Grazie al prefetto Giannini. Ma io mi sono fatto una domanda mentre lo ascoltavo: se la mafia è più minacciosa oggi o è stata più minacciosa 30 anni fa? È una domanda un po' giornalistica, quindi quasi sempre banale, ma io vorrei che non fosse banale, perché la risposta ce la possiamo dare facilmente. Allora minaccia militare, faceva morti, faceva stragi e ci colpiva molto. È una minaccia diffusissima, pervasiva, è un'insidia quotidiana a tutti i livelli e con capacità di dissimulazione e di poter riuscire a nascondersi elevatissima, ma soprattutto insidia la vita di tutti i giorni, la vita dell'economia, la vita e la speranza del nostro sviluppo. E con questo senso vorrei dare la parola a Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana, cuore pulsante della finanza, e quindi la sua testimonianza da questo punto di vista è decisiva. Prego. Ringrazio la DIA, dottor Vallone, per l'invito. Come gli ho detto, la prima volta che ci siamo visti in borsa per me è un onore, perché da giovane sottotenente nel 93 ho preso parte alla campagna Vespri Siciliane ed è stata veramente un modo per aiutare e dare il contributo. Signor Presidente del Consiglio, signora Ministro dell'Interno, signor Presidente della Regione, Sindaco, Professoressa Falcone, autorità, signore e signori, la criminalità organizzata condiziona lo sviluppo socio-economico dei territori dove è radicata attraverso una molteplicità di canali. Analizzare tali effetti è una chiave di volta per capire e tentare di misurare la sua presenza. Fu proprio Giovanni Falcone ad indicare la strada del denaro e dei flussi finanziari delle organizzazioni mafiose come primario oggetto di indagine. Prima di lui non avevamo che un'idea superficiale del fenomeno, o come ci dicevamo adesso, la vedevamo come un aspetto militare. Con lui abbiamo iniziato a guardarvi dentro proprio seguendo il corso dei fiumi di denaro che le organizzazioni muovevano nella loro attività. Il livello del denaro gestito dalle organizzazioni ci ha dato una visione globale, ampia e a largo raggio di questo fenomeno, permettendo di individuare connessioni e collegamenti
con ampi settori dell'attività economica e della società civile. I volumi di affari legati alle attività illegali sono ingenti ed è stato stimato che rappresentino oltre il 2% del PIL italiano, questo secondo la statistica ISTAT del 2021. A tali valori occorre poi aggiungere i proventi ottenuti attraverso l'infiltrazione nell'economia legale. La rilevanza economica del fenomeno mafioso, tuttavia, non si esaurisce con questi pur rilevanti esercizi contabili. Vi sono evidenze, in particolare, che la presenza delle organizzazioni criminali in un certo territorio ne freni in misura significativa lo sviluppo economico nel lungo periodo. Nel tempo abbiamo potuto vedere come l'espansione delle attività della mafia e delle altre forme di crimine organizzato siano andate ben oltre la fattispecie criminose quali ad esempio l'usura o l'estorsione, necessariamente legati a specificità territoriali. L'avvicinamento a forme più avanzate di gestione di asset finanziari è stato costante negli ultimi anni, parallelamente all'allargamento degli interessi economici di tali organizzazioni verso il settore immobiliare e le attività commerciali di portata globale. L'adozione di severe normative contro il riciclaggio, sia a livello nazionale che europeo, ha contribuito a un efficace contrasto contro l'inquinamento dell'attività dei mercati finanziari e anche fornito alle autorità competenti un importante metro di valutazione dei fenomeni, rappresentato dal numero e dai contenuti delle segnalazioni scaturite dalla normativa stessa. Giova ricordare come in materia la normativa antiriciclaggio, basata principalmente sul decreto legislativo 231 del novembre 2007, che recepisce a sua volta una direttiva normativa, partendo dall'azione repressiva, sfocia nell'attività di prevenzione, che può essere attuata esclusivamente grazie all'impegno di determinati operatori nel settore economico. Dunque, non solo norme di diritto penale, ma anche norme di diritto civile e amministrativo, non solo sanzioni penali, ma anche sanzioni amministrative e soprattutto un richiamo all'attenzione e alla vigilanza da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nei servizi dell'industria finanziaria. Come Borsa Italiana, con tutte le società del gruppo, abbiamo da sempre prestato grande attenzione alla scrupolosa applicazione della normativa di riferimento, consapevoli della grande responsabilità che la legge ci ha attribuito, ma anche consci del grande patrimonio di credibilità e di saldezza morale che le istituzioni finanziarie devono avere per accompagnare la crescita sana e lo sviluppo delle attività economiche del Paese, soprattutto in questi momenti di grandi tensioni dovute alla pandemia prima e di recente dagli eventi bellici in Est Europa. L'adozione di presidi di monitoraggio e di analisi delle operazioni che si svolgono sui nostri mercati è un punto costante di attenzione. Le nostre trading venues sono dotate di strumenti sempre più sofisticati per verificare in tempo reale tutte quelle fattispecie che possono indurre a sospetti, secondo i parametri indicati dalla normativa, a sua volta sempre più dettagliata nel definire possibili contorni di attività non coerente con le norme e prassi operative. Il tutto ovviamente senza trascurare le attività tese all'adeguata verifica della clientela, alla registrazione, archivazione, conservazione dei rapporti e delle operazioni, alla valutazione e segnalazione delle operazioni sospette. L'Italia ha messo a frutto esperienze dolorose e traumatiche vissute nella lotta alla mafia ed è oggi all'avanguardia in Europa nei presidi normativi e nell'attività di prevenzione. Occorre continuare ad indirizzare le azioni di tutti i soggetti coinvolti a fronteggiare questo fenomeno alla luce degli ingenti interventi per arginare le nuove emergenze economiche generate sia a seguito della pandemia e più di recente dalla crisi in Ucraina. È quindi auspicabile che queste crisi siano occasione per condividere il know-how sviluppato dal nostro Paese e, se del caso, perfezionarlo nell'ambito di una cooperazione ad ampio raggio finanziaria, legislativa e giudiziaria tra i Paesi membri dell'Unione e questa deve essere finalizzata a prevenire questi fenomeni di criminalità organizzata.
Occorre introdurre e armonizzare a livello europeo norme presenti di vigilanza e prevenzione relative alle modalità più innovative di contrattazione finanziaria. Si stanno diffondendo modalità di negoziazione di prodotti esistenti o nuovi su piattaforme social, parlavamo del trading online, o comunque su piattaforme non adeguatamente regolamentate e vigilate. Ecco, è necessario essere preparati per accogliere queste nuove forme di operatività con consapevolezza, preparazione e adeguata vigilanza. Signor Presidente del Consiglio, signora Ministro dell'Interno, signor Presidente della Regione, Sindaco, Professoressa Falcone, autorità, in questo quadro Borsa Italiana, infrastruttura strategica al servizio dell'economia del Paese e parte da un anno del più grande gruppo borsistico europeo Euronext, è a disposizione a svolgere un ruolo sempre più da protagonista nella lotta alla prevenzione dei fenomeni illegali. Tra poche settimane ci sarà il trasferimento del data center, le vecchie grida, da Basildon, un quartiere di Londra, a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. E da lì passerà il 25% di tutta la negoziazione azionaria europea. Rinnovo pertanto in questa prestigiosa sede e nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita alla lotta alla mafia il nostro impegno non solo nell'applicazione scrupolosa delle norme a tutela del mercato, ma anche e soprattutto nel favorire il dialogo e la riflessione su ogni possibile strumento possa essere utilizzato al fine di combattere il fenomeno criminale nelle sue molteplici manifestazioni. Il Paese ha necessità di mercati finanziari efficienti, funzionali, ma anche e soprattutto trasparenti. Grazie. Grazie, grazie a Fabrizio Testa per questa testimonianza che è anche una testimonianza di impegno altrettanto civile. Mi colpisce quando racconta di presidi, di analisi e di monitoraggio, perché anche un ente come Borsa Italiana può osservare, può valutare, può scorgere quelli che possono essere segnali di anomalia, avendo immediata capacità di poterli vedere, proprio perché controlla tutto il sistema e soprattutto questa grande sfida di un passaggio finanziario del 25% del mercato europeo. A me è venuto in mente quanto può far gola a chi vuole fare contrattazioni illecite, contrattazioni per fare riciclaggio. Quindi è una sfida decisiva. Parola al signora Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Quanto abbiamo fatto, quanto possiamo ancora fare in questa sfida complessissima e piena sempre di nuove insidie? Buongiorno a tutti, signor Presidente del Consiglio, signor Sindaco, signor Presidente della Regione, un caro saluto alla professoressa Maria Falcone e così un saluto a tutte le autorità qui presenti. Io ritengo che la presenza del nostro Presidente del Consiglio testimonia l'attenzione altissima che il governo pone al tema della lotta alla criminalità organizzata, mafiosa, anche nei suoi aspetti economici e finanziari. Un'attenzione che viene dimostrata anche dalle iniziative dirette a preservare gli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un nuovo banco di prova ci attende, ma abbiamo tutti gli strumenti per impedire che le mafie, le mani delle mafie, possano infiltrarsi e allungarsi sulle risorse che invece dovranno essere destinate alla ripresa del nostro Paese a seguito dello shock pandemico di questi ultimi due anni. Occorre però trarre anche da questa irripetibile opportunità lo slancio per creare le condizioni di un mondo migliore, di quello che noi vogliamo consegnare alle prossime generazioni. La legislazione antimafia, in vista di questo gravoso impegno che ci attende,
ha ulteriormente rafforzato i suoi presidi legalitari proprio per scongiurare che la destinazione delle risorse risulti compromessa da indebite ingerenze criminali. In questo delicato esercizio un ruolo sicuramente lo svolgono i prefetti in virtù dei poteri interdittivi che gli vengono dalla legislazione vigente e che in effetti gli assegna una funzione di anticipata tutela dal rischio di infiltrazioni mafiose nel mercato degli appalti, nelle erogazioni di risorse pubbliche. È un potere incisivo che ha dato buone risposte anche in occasione di investimenti pubblici, anche recenti, sbarrando la strada ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Ora la prevenzione antimafia potrà confermare la sua validità di presidio di legalità a cui si è fatto ricorso, come dicevamo, per tutelare le prime misure anche di sostegno che abbiamo dato in occasione della pandemia. Ma è evidente che in un mondo globalizzato le mafie agiscono su piani molteplici, proiettandosi al di fuori della dimensione nazionale. Io vorrei ricordare, lo dicevo l'altro giorno a Palermo, e complimenti davvero alla professoressa Falcone per quella iniziativa bellissima, classi di studenti, tantissimi giovani a cui tramandare anche la memoria di questi eventi terribili che la strage di Capaci, di Via D'Amelio, come disse il ministro dell'epoca Martelli, fu il peggior investimento per le mafie. E allora, come ho ricordato a Palermo, anche per dare la misura di come ormai il mondo sia globalizzato e di come sia necessario stringere alleanze tra stati e negoziare patti per costruire una risposta comune a un nemico che prospera se gli viene lasciato dello spazio libero, senza presidio. Volevo ricordare che, per esempio, se a Quantico in Virginia c'è una appena si entra, che è la scuola più importante del pianeta, dove si formano i poliziotti dell'FBI. Bene, lì quando si entra si trova una statua, ed è la statua di Giovanni Falcone. Quindi vuol dire che anche loro hanno riconosciuto che il metodo Falcone è quello che ha cambiato davvero l'impostazione di contrasto della mafia, perché Falcone aveva capito la mafia e aveva capito che era necessario andare al di là di quelle che sono le modalità di contrasto regionali o nazionali. Bisogna andare a livello planetario con gli altri paesi. E quindi d'altra parte dobbiamo anche dire che è da più tempo che le mafie hanno assunto una dimensione sempre più affaristica. I metodi intimidatori si affiancano alle capacità di stringere alleanze con imprenditori, pubblici funzionari, professionisti disonesti e che ne agevolano le azioni criminali, consentendone l'infiltrazione nel tessuto economico e sociale. Abbiamo indici oggettivi e inequivocabili della presenza economica delle consorterie criminali, una potenza che è anche conseguenza della globalizzazione dei mercati, della finanza e soprattutto della capacità di trasferire ricchezze illecite con metodi veloci e anonimi che consentono alle mafie di mimetizzarsi nell'economia legale, di nascondere i propri interessi e attuare le più complesse strategie di riciclaggio. Capitali acquisiti illegalmente
vengono sovente ripuliti con tecniche complesse, difficili da ricostruire, laddove manchi, ed è qua l'importanza di operare insieme agli altri stati, quindi laddove manchi una stretta collaborazione tra sistemi investigativi e sistemi finanziari, anche al di fuori dei confini nazionali. Il rischio di riciclaggio, anche a scopo di finanziamento del terrorismo internazionale, emerso prepotentemente all'inizio di questo millennio, ha finito con rafforzare la convinzione della necessità di un approccio globale e di un quadro unitario di azione, di regolazione. La natura transnazionale richiede quindi un'omogeneità non soltanto di regole, ma anche di comportamenti tra i vari paesi. Il principale indicatore dell'aggressività delle mafie nei confronti dell'ambiente economico è in costante crescita. Basti pensare, ho dei dati, quelle che sono le segnalazioni di operazioni sospette relative al periodo 19-20, erano dal 12 al 15%, nel 2021 siamo già al 16%. Quindi c'è da dire che la mafia certamente ha avuto in questi anni delle cocenti sconfitte, ma la mafia non è ancora vinta. In questi 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, il legislatore certamente ha messo in campo una copiosa produzione normativa, efficaci strumenti, attingendo anche all'esperienza investigativa, alle coraggiose intuizioni dei magistrati. E mi riferisco in particolare alla strategia di contrasto dell'accumulazione dei capitali illeciti. Come diceva Falcone, seguire il denaro vuol dire trovare la mafia. E in effetti seguire il denaro vuol dire togliere alla mafia la linfa vitale per poter prosperare e consolidarsi nel territorio. Perché la mafia, il denaro rappresenta per la mafia davvero il punto estremo della protervia. Ecco, quindi colpire nel denaro vuol dire colpirlo nell'emblema del potere della mafia. Su un altro versante è stato accertato che le frodi fiscali negli ultimi tempi sono diventate uno dei più importanti terreni di profitto illecito della criminalità organizzata, uno dei suoi principali affari. E in questo devo dire che di recente è stato sottoscritto un protocollo proprio tra le forze di polizia, proprio per lo scambio di informazioni e per la cooperazione, proprio per il riciclaggio e il finanziamento, proprio ai fini anche del finanziamento del terrorismo. Questo lo ritengo molto positivo, era un protocollo che andava avanti da un po', siamo riusciti a chiuderlo di recente. E quindi vorrei anche dire che le indagini scaturite dalle segnalazioni di operazioni sospette inerenti al rischio di infiltrazioni mafiose hanno alimentato in maniera significativa anche il filone preventivo e penale. Un ambiente economico sano chiama in causa anche la responsabilità d'impresa. E qua vorrei dire che è molto importante che venga sviluppata una sensibilità da parte delle imprese per quanto riguarda il profilo reputazionale, che si esprime nell'approvazione di codici etici, ma anche nell'adozione di modelli organizzativi volti a neutralizzare il rischio di reati societari e l'addebito delle conseguenti responsabilità. Quindi sto per chiudere. Io credo che per un'economia libera dall'ipoteca mafiosa vi è bisogno di legalità e di fiducia. E la mafia è la negazione di entrambe, perché si alimenta di omertà, di paura, di rassegnazione e conta sulla convenienza
per pochi, per umiliare i più, la dignità di tutti, anche di quelli che pensano di trarre vantaggio da una condizione di complicità o di asservimento. Credo che ricordarlo oggi, ad appena 2 giorni dalla memoria del sacrificio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino sarà, lo ricorderemo, il 19 di luglio, e quindi credo che ricordarlo oggi sia il più significativo omaggio che noi possiamo rendere alla loro eredità intellettuale e morale. Grazie. Legalità e fiducia. Grazie alla signora ministra Lamorgese. Ho l'onore e il piacere di chiamare il presidente del Consiglio Mario Draghi per il suo intervento conclusivo. Siamo nella storia. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno fatto la storia. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe fare ancora la storia. Prima di darle la parola, signor Presidente, vorrei citare una sua dichiarazione del 21 settembre. Lei disse: l'arrivo dei fondi del Next Generation EU è una grande sfida per tutti i paesi europei, in particolare per l'Italia. La credibilità delle nostre istituzioni e il futuro della nostra economia dipendono dalla capacità di spendere bene e con onestà questi fondi. E l'Italia è determinata a prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di frodi e infiltrazione criminale a tutela dei cittadini, delle imprese e dell'Unione Europea. Prego, Presidente. Grazie. Presidente Fontana, Sindaco Sala, Prefetto Saccone, Presidente Fermi, Direttore Giannini, Direttore Vallone, Professoressa Falcone, autorità tutte, Ministra Lamorgese, cari cittadine e cari cittadini, è molto importante per me essere qui a 31 anni dalla nascita della Direzione Nazionale Antimafia e a 5 dalla fondazione della sede di Milano della Direzione Investigativa Antimafia. Oggi celebriamo il lavoro iniziato con il pool antimafia della Procura di Palermo, di cui facevano parte Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e che vede in voi e nel resto della magistratura e delle forze dell'ordine i protagonisti. È un lavoro di fondamentale importanza per la Repubblica, per la nostra sicurezza, per la nostra coesione sociale, per la nostra prosperità. Ed è un lavoro per cui il Governo e l'Italia intera vi sono profondamente grati, così come sono grati a Falcone e a Borsellino. Le indagini di Falcone, Borsellino e dei loro colleghi svelarono in modo netto, nitido, brutale la pervasività di Cosa Nostra. Al tempo stesso evidenziarono il bisogno di una guida istituzionale più chiara e decisa nella lotta alla criminalità organizzata. Serviva infatti un miglior coordinamento nell'attività investigativa delle procure e delle forze dell'ordine. Un coordinamento che fu affidato alla Direzione Nazionale Antimafia e alla Direzione Investigativa Antimafia. Rispetto a 30 anni fa, la mafia ha assunto forme nuove, ma altrettanto temibili. Non viviamo più, come è stato detto un attimo fa, l'incubo dello stragismo, del terrorismo di stampo mafioso. Le mafie si insinuano nei consigli d'amministrazione, nelle aziende che conducono a traffici illeciti al nord e a mezzogiorno. Inquinano il tessuto economico dal settore immobiliare al commercio all'ingrosso. Controllano il territorio con la violenza, soffocano la libera concorrenza. Come è stato detto, tra gli insegnamenti di Giovanni Falcone c'era quello di seguire i soldi.
seguire la traccia dei soldi. Dobbiamo continuare a farlo per proteggere l'economia italiana, i cittadini e le imprese. L'apertura della sede milanese della DIA 5 anni fa è anche una risposta a questa esigenza. Le cosche, come quelle dell'Andrangheta, si sono diffuse nel nord Italia, in Lombardia, in Piemonte, in Liguria, in Veneto, in Val d'Aosta, in Trentino Alto Adige. Qui si è radicata la mafia imprenditrice, come ha denunciato il questore di Milano Petronzi. Si impossessa di aziende in difficoltà, si espande in nuovi settori, ricicla denaro sporco, rende inefficaci i servizi, danneggia l'ambiente. Per questo il contrasto alla criminalità organizzata non è solo necessario per la nostra sicurezza, è fondamentale per costruire una società più giusta. La lotta all'illegalità impone anche una migliore tutela della spesa pubblica. Dobbiamo fermare e punire chi cerca di drenare fondi pubblici a vantaggio di società mafiose. Le indagini giudiziarie e l'attività investigativa sono una parte essenziale di questo sforzo. Per proteggere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, semplifichiamo le procedure, miglioriamo il sistema di contrasto alle infiltrazioni, rafforziamo i controlli, ampliamo gli strumenti a disposizione dei prefetti, come la prevenzione collaborativa, senza creare però nuovi ostacoli per le imprese. Lo facciamo per difendere la straordinaria opportunità che il PNRR ci offre, la nostra credibilità verso i cittadini e i partner europei. Le istituzioni si rafforzano anche tramite la collaborazione internazionale. Questo mese l'Italia ha siglato un nuovo protocollo che migliora il coordinamento tra Stati nella lotta alla criminalità informatica. Da un anno è operativa in 22 Stati membri la Procura europea, che indaga su reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, dai casi di frode al riciclaggio. La sua creazione è stata condivisa da questo governo e corrisponde alla visione esposta da Falcone nell'audizione al Consiglio Superiore della Magistratura nel 1992. In quell'occasione auspicò la creazione di un gruppo di lavoro di magistrati in grado di garantire un coordinamento effettivo tra Stati. L'Italia può e deve avere un ruolo guida a livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata. Siamo all'avanguardia nella legislazione antimafia e nella protezione dei testimoni e dei loro familiari, uno strumento fondamentale per la giustizia sin dai tempi del maxi processo. Lo ha riconosciuto il primo ministro olandese, Mark Rutte, in una sua recente visita a Roma, quando ha annunciato che i ministri olandesi verranno in Italia per imparare dai nostri esperti. L'esperienza accumulata in 3 decenni di lotte alle mafie ci ha dotato di strumenti sofisticati dalle applicazioni più varie. Le norme antimafia italiane possono essere un utile punto di riferimento nella discussione in corso a livello europeo sulla confisca dei beni degli oligarchi russi. Per sconfiggere le mafie, lo Stato deve essere più presente laddove le mafie provano a sostituirsi alle istituzioni. Per questo dobbiamo migliorare i servizi, le reti di assistenza sociale. E dobbiamo favorire l'occupazione soprattutto tra i più giovani, creare opportunità, rafforzare i legami sociali, a partire dai contesti più marginali e più svantaggiati. Sono obiettivi al centro dell'azione di governo, in cima alle nostre priorità. Un esempio simbolico è la confisca e riconversione dei beni sottratti alla mafia. Il PNRR prevede un programma di interventi di circa 300 milioni di euro a questo fine. Restituiamo questi beni alla comunità per ospitare nuova edilizia residenziale pubblica, centri culturali per i giovani, asili nido,
e centri antiviolenza per le donne e i bambini. Istituiamo un osservatorio permanente di beni sequestrati e confiscati per garantire un'informazione affidabile e aggiornata. Oggi celebriamo la professionalità, le intuizioni, l'eroismo dei magistrati come Falcone e Borsellino e degli agenti che hanno lavorato con loro. Nel lungo termine, la lotta alla mafia non si può però reggere sul coraggio dei singoli. La mafia si sconfigge con la cultura della legalità, in famiglia, nelle scuole, sul lavoro, nelle istituzioni, come ha appena ricordato la professoressa Falcone. Si sconfigge con lo sviluppo economico che porti sicurezza, lavoro, fiducia, con l'impegno dei giovani, degli imprenditori, della società civile, con la buona amministrazione e la determinazione a estirpare le connivenze che ancora ci sono all'interno delle istituzioni. E su questo occorre la massima decisione, la massima trasparenza e il massimo impegno di tutti noi. In questi giorni migliaia di cittadine e cittadini hanno manifestato la loro riconoscenza agli eroi dell'antimafia, la loro vicinanza alle vittime dello stragismo mafioso. Sono i custodi consapevoli dell'eredità di Falcone e di Borsellino. È grazie a loro e grazie a voi se possiamo guardare al futuro con coraggio, ottimismo, fiducia. Grazie. Il contrasto alla mafia è costruire una società più giusta.